Molti di noi hanno letto in gioventù 20.000 leghe sottomarine di Jules Verne, con le avventure del fantastico sottomarino del capitano Nemo, che permetteva di scoprire le meraviglie dei fondali marini. Ebbene, questo sottomarino esiste davvero. È un po' diverso da quello di Jules Verne, ma consente prestazioni forse ancora più sorprendenti. È l'Alvin, un piccolo ma elaborato battiscafo capace di andare ovunque sott'acqua e anche di scendere a grandi profondità. L'Alvin ha compiuto 35 anni di servizio e ormai è entrato nella storia della ricerca sottomarina. In occasione di questo rispettabile compleanno, Lorenzo Pina ha pensato di presentarci un suo ritratto, che è anche un'occasione per vedere le più belle e intriganti immagini riprese dagli oblò di bordo in tutti questi anni e scoprire in questo modo questo strano pianeta sommerso. Vediamo. 35 anni negli abissi per esplorare l'ecosistema terrestre più vasto e sconosciuto del pianeta, i fondali oceanici. La grande avventura in questo mondo sommerso e avvolto nelle tenebre era cominciata contemporaneamente ai voli spaziali, agli inizi degli anni 60. Mentre Yuri Gagarin e John Glenn compivano le loro prime orbite intorno alla Terra, Raoul Walsh e Jacques Piccard scendevano con il batiscafo Trieste nella Fossa delle Marianne, il punto più profondo degli oceani, a oltre 11 chilometri. Ma il protagonista di questa esplorazione è un altro batiscafo, molto più piccolo e capace di immergersi solo fino a 4.500 metri di profondità, l'Alvin. Costruito dalla Marina americana nel 1963, l'Alvin, nei suoi 35 anni di attività, ha ormai superato le 3.500 immersioni negli abissi di mezzo pianeta. Quali sono state le scoperte più importanti realizzate grazie a questa che potremmo definire una straordinaria utilitaria delle profondità? La prima impresa che portò Alvin sulle prime pagine di tutti i giornali non fu scientifica. Negli anni della Guerra Fredda, un bombardiere B-52 americano in avaria sganciò vicino alle coste spagnole 4 bombe all'idrogeno. Non erano ovviamente innescate e non esplosero. 3 toccarono il suolo, mentre una finì nell'Oceano Atlantico. Fu il minuscolo battiscafo Alvin, dopo giorni e giorni di ricerca, a individuare il punto esatto dove era sprofondato il pericoloso ordigno, che venne così recuperato. La Terra vista dallo spazio, i continenti circondati dagli oceani. Possibile che le enormi masse di terraferma si muovano nel corso di milioni di anni come su un lentissimo tapis roulant, ridisegnando completamente la geografia terrestre? La teoria della deriva dei continenti può considerarsi una specie di rivoluzione copernicana della geologia. Ebbene, furono proprio le immersioni dell'Alvin in mezzo all'Oceano Atlantico nel corso degli anni 70 a confermare questa straordinaria idea. Infatti, sui fondali a quasi 4.000 metri di profondità, il piccolo batiscafo poté fotografare i resti di gigantesche fuoriuscite di lava dalle profondità terrestri. È questa lava che, creando nuova crosta, provoca con un complesso meccanismo il lento spostamento dei continenti. Ecco compressi in pochi secondi gli spostamenti dei continenti negli ultimi 200 milioni di anni. Da un gigantesco e unico supercontinente si passa alla configurazione attuale. Un altro scenario, l'Oceano Pacifico vicino alla costa sudamericana. La profondità è di circa 2.500 metri. Per la prima volta vengono avvistate le fumarole nere, getti di acqua calda ricchi di minerali che fuoriescono dal fondale marino. È un'altra prova dell'intensa attività geologica che avviene nelle oscurità degli abissi. Alvin si avvicina con il braccio meccanico per misurare la temperatura di questi getti. L'indicatore segna oltre 300 gradi centigradi. Ma la scoperta più straordinaria è un'altra. Intorno a queste bizzarre sorgenti termali vivono moltissimi e sorprendenti animali marini che nessuno aveva mai incontrato prima. Vermi giganteschi ancorati al fondo, gamberetti ciechi, granchi, batteri, pesci abissali. Si è poi capito che possono sopravvivere grazie ad una catena alimentare veramente unica, poiché non ha bisogno della luce del sole per poter funzionare. La base di questo ecosistema abissale è costituita da un gruppo di batteri in grado di trasformare i velenosi composti dello zolfo diffusi dalle sorgenti in materia organica, di cui poi si nutrono gli altri animali. Questa scoperta veramente eccezionale ha fatto anche pensare che la vita sulla Terra potrebbe essere nata quasi 4 miliardi di anni fa, in ambienti simili, negli abissi, e solo in seguito sarebbe migrata in superficie.
Dudley Foster è fra i piloti dell'Alvin quello che ha effettuato un maggior numero di immersioni. Quando ci si immerge a queste grandi profondità, non c'è alcuna sensazione che ci faccia capire dove ci troviamo. Dopo i primi 100 metri di discesa, tutto diventa buio ed è impossibile rendersi conto di quanta acqua sia sopra di noi. Bisogna guardare l'indicatore. Solo se qualcosa andasse di traverso ce ne accorgeremmo. Saremmo come un equipaggio di astronauti abbandonati a loro stessi nel cosmo. In caso di difficoltà nel risalire, l'equipaggio dell'Alvin ha riserve d'aria per 3 giorni per attendere gli aiuti o riuscire a riportare il battiscafo in superficie. Le imprese dell'Alvin non sono finite. Questo piccolo battiscafo, insieme ad altri robot automatici, ha localizzato alcuni anni fa, a 4.000 metri di profondità, il relitto del transatlantico Titanic, adagiato per sempre su un fondale sabbioso. Nella luce dei fari sono apparsi i resti di quella terribile tragedia del mare, le fiancate arrugginite, mobili e suppellettili ormai irriconoscibili, bottiglie di vino stappate in quell'ultima notte del 1912. E chissà, queste esplorazioni hanno dato l'idea a sceneggiatori e registi di Hollywood di ricostruire il primo e ultimo viaggio di questa nave entrata ormai nella leggenda. E vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo di prima e la terra di prima se ne sono andati e il mare non c'è più. E io, Giovanni, vidi la città santa.